Si tratta di bilanciare, mettere in equilibrio interessi diversi, perché è evidente che è fondamentale riaprire e ripartire. Bisogna bilanciare questo interesse con l'interesse ovviamente alla sicurezza della salute. Quindi il governo è assolutamente consapevole dell'urgenza di riaprire, ma è altrettanto consapevole della necessità di definirlo e farlo in condizioni di sicurezza. Gli esperti ovviamente non hanno la sfera di cristallo, definiscono, forniscono alla politica dei scenari, poi la politica deve appunto assumersi la responsabilità di bilanciare questi interessi. A me pare che si stia andando verso una soluzione equilibrata che appunto deve tener conto anche di tutto quello che c'è intorno alle attività produttive. A me preoccupa ad esempio la parte che riguarda la mobilità, i trasporti, soprattutto nelle grandi città, perché è chiaro che i treni dei pendolari non possono avere l'affollamento che hanno di solito. È evidente che le metropolitane non possono avere l'affollamento che hanno di solito, è evidente che gli autobus non possono avere l'affollamento che hanno di solito, quindi si tratta di definire anche misure di contorno. Il 30 aprile il Presidente del Consiglio positivamente verrà in Parlamento a illustrare quelle che sono le soluzioni, la roadmap definita dal governo. Sarà quella una sede per valutare e dare anche da parte sia della maggioranza che delle opposizioni indicazioni, ma a me pare che si stia andando nella direzione giusta, cioè una ripartenza che muove innanzitutto da attività economiche fondamentali e gradualmente si estende ad altre Ad altri attività. settori ce n'è uno sicuramente si sembra veramente molto preoccupante, molto preoccupato dalle ricadute e quindi preoccupante, e cioè quello della ristorazione. Sono quasi 90 miliardi di fatturato e certo lì sarà dura. E come pure sulla mobilità, le incognite sono tante, perché lei diceva che il trasporto pubblico deve essere, non può essere, possono essere più affollati i mezzi pubblici, ma questo significa più macchine, nuove politiche nei centri storici, insomma è complicato, no? Ma per esempio O più traffico. su questo punto della mobilità mi permetto di suggerire che bisognerebbe coinvolgere i tassisti, i taxi, magari con dei bonus che possono andare ad esempio alle categorie più esposte. Prima con l'onorevole Della Vedova avete affrontato il punto sugli anziani. Ad esempio per la mobilità degli anziani anch'io ritengo che non vada discriminata in base all'età. Ma per le categorie più esposte abbiamo visto che il virus incide in modo differenziato su diverse classi di età. Per le categorie più esposte si potrebbero introdurre dei bonus che consentono l'utilizzo del taxi e evitano mezzi di trasporto che sono più a rischio. Ecco, c'è un contesto, c'è un contorno di interventi che vanno affrontati affinché quelle riaperture siano sicure non solo nei luoghi in cui si svolge la produzione, ma anche in tutte le condizioni di contesto che sono necessarie affinché quella produzione si svolga. Chiaro.